Grazie Presidente per aver dato la possibilità a noi del Friuli Venezia Giulia di dare il nostro contributo oggi. Per il dovere di cronaca, Enzo Bortolotti, con lei, grazie. Allora, io ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi che sono stati fatti prima del mio e tantissimi ricalcano quello che io ho pensato e quello che avevo scritto. Allora io voglio portarvi il contributo dal Friuli Venezia Giulia, da quei militanti che sono partiti stanotte e sono arrivati stamattina per essere qui oggi a incoronare Matteo Salvini, nostro segretario federale. Grazie. Voglio dirvi una cosa, noi eravamo il miracolo del Nord-Est, ci hanno devastati. Abbiamo la provincia di Pordenone, era su tutti gli organi di stampa, quella col più alto aumento dell'ICI, 91% di aumento. Abbiamo le fabbriche principali, l'Electrolux, c'è qua anche il governatore Zaia che si sta battendo su questa cosa, la Savio, Lidl Standard, siamo distrutti. La gente in piazza non può andare perché la CGIL dice agli operai non andate a protestare perché sennò potrebbe peggiorare la situazione. Ma cosa? Stanno distruggendo la provincia di Pordenone, a febbraio vareranno la legge, la provincia sarà eliminata. Però la giunta di centrosinistra, la prima cosa che ha fatto, ha eliminato il bonus bebè, ha dato le case popolari alle coppie di fatto, alle coppie gay, e ha aperto l'ambulatorio per clandestini in provincia di Pordenone. Questa è la politica del centrosinistra. Bene, quindi qui oggi è la giornata per dire al nostro segretario federale: siamo qui in congresso per chiedere qualcosa a Matteo Salvini, e siccome Matteo Salvini è una persona che di grinta ce n'è da vendere, siamo in un momento di grande crisi, e nei momenti di grande crisi e di eccezionalità come quello in cui stiamo vivendo oggi si fanno le cose eccezionali. Allora io mi chiedo, Salvini, proponi una moratoria sulle pensioni d'oro, è possibile che ci sia gente che prende 52.000 euro di pensione al mese e i nostri anziani vivono con 470 euro? È possibile che Napolitano prenda 50.000 euro di pensione oltre allo stipendio di Presidente della Repubblica? Le cose eccezionali si fanno in momenti eccezionali, quindi benissimo, via dall'euro, via da questa Europa che ci soffoca, via da questa Europa che si sta riempiendo di extracomunitari, stiamo diventando meticci anche noi. E un'altra cosa devo dire, qui in sala abbiamo una grande opportunità di parlare direttamente ai tre nostri grandi governatori di Piemonte, Veneto e Lombardia, Cotta, Zaia e Maroni. E a questi governatori io chiedo per voi, e penso che lo pensiate anche voi, iniziate la vera battaglia. I nostri soldi devono stare nelle nostre regioni. La protesta fiscale deve partire da oggi, basta! I soldi devono andare agli anziani, agli operai che piangono in strada perché non hanno più lavoro. E una cosa ve la devo dire, mi viene dal cuore, perché non sono capace di star zitto in questi momenti, mi fa nostalgia vedere i forconi, perché i forconi 20 anni fa eravamo noi, le nostre idee sono più attuali che mai. Combattete, è questo il momento, non mollate, ci vogliono annichilire. Ieri sera hanno parlato di questo congresso a una televisione nazionale, queste televisioni prezzolate al soldo dei partiti di sinistra, del congresso della Lega per 3 secondi e di Casini che all'1, cazzo per cento per 4 minuti. Padania libera!